Questa cosa sarà parecchio imbarazzante. E scherzo ragazzi, qui Mega DHMC Magic Master, se ben ritrovati qui con noi. Devo dire che non ci aspettavamo il grande successo del Money Vlog della settimana scorsa, nel quale abbiamo anche quasi ironicamente chiesto 35 più like per fare la deck tech del nuovo mazzo di Moxie e il quanto costa il mio mazzo del mio nuovo Pauper. E siamo rimasti piacevolmente sconvolti nello scoprire alla sera che il video aveva già raggiunto la soglia richiesta, quindi ehi, bravissimi a tutti. Quindi sì ragazzi, dopo tantissimo tempo che non ve ne portavo uno, eccoci qui a fare un quanto costa il mio mazzo. Oggi signori si va a vedere il mio mazzo full pimp più imbarazzante, meno costoso, perché è un pauper forte, un pauper bello, sì, ma pur sempre un pauper, un mazzo full foil che a occhio e croce verrà poco, parecchio poco. Per cui ragazzi facciamo una cosa, diamo un senso ulteriore a questo video, perché mi è venuta un'idea che è più che geniale. Innanzitutto aspettatevi molto molto presto la deck tech di Yarok con Moxie, ed ecco la proposta da big youtuber. Facciamo che se questo video raggiunge la quota di 50 mi piace entro 3 giorni dalla data di pubblicazione, vi porto una nuova serie dove insieme andiamo a progettare i mazzi pauper più costosi della storia di Magic. Sì, ammetto che l'idea mi è venuta dopo qualche bicchierino di troppo, ma credo che la cosa possa essere interessante. E detto questo ragazzi, siamo pronti per partire con questo quanto costa il mio mazzo imbarazzant version. Una delle motivazioni che mi ha reso leggermente titubante per creare questo video è anche data dal fatto che, come saprete se avete seguito il Money Vlog della settimana scorsa, io sono stronzo e il 90% delle carte, magari in 4x3x, le ho prese tutte di edizioni diverse. Quindi questo video durerà un'infinità. Ma partiamo ragazzi con il 4x di Elfo di Llanowar. Ne abbiamo uno di non edizione, uno di M11, uno di M12 e uno FNM. Bellissimo. Andiamo poi, carissimi amici, a qualcosa di un po' più interessante, un po' più facile anche da ricercare. Abbiamo il 3x di Satyr Wayfinder, ne abbiamo in questo caso uno di Ultimate Masters e due di Born of the Gods. Abbiamo poi il 4x di Phyrexian Rager, una carta molto molto importante, molto molto interessante. E beh, come vi dicevo prima, eccone uno di Eternal Masters, uno di Iconic Masters e per fortuna due di Mirrodin. Abbiamo poi il 3x di una carta che per fortuna esiste solo di un'edizione, credo, ovvero Assistente del Necromante Foil in 3. Ripeto quello che ho detto nella deck tech, questa è una signora carta e serve tantissimo alla nostra causa. Ok, con la luce si vedono decisamente meglio. Siamo arrivati ragazzi alla creatura che mi ha dato l'idea per il mazzo. Abbiamo il 4x di Ultimate Masters, quindi yay, facciamo progressi, di mandrilli strillanti. Guardate quanta bellezza, quanta potenza, un Delva costo 6 con Trample. Maestosità ragazzi in questa carta, maestosità. E altrettanta bellezza e potenza in questo 4x, per fortuna esiste solo in Tarkir, di Saprofaga sul Tai, sempre un Delve a costo 6 con Volare 3-3. Abbiamo quasi chiuso con le creature, arriviamo al 2x di Rana Pescatrice. Purtroppo le ho trovate solo di Ultimate e ho detto ma sì, prendo queste al posto di prendere quelle originali, tanto vanno bene uguale. Abbiamo poi il Mono per di Abominio di Gudul, una carta che mi piaceva all'epoca e che ho deciso di tenere nonostante vada un po' in conflitto con quello che è il mazzo, ma è in qualsiasi caso un buon peschino, poi ha un'art troppo troppo bella e ragazzi siamo in pauper, bisogna sperimentare. Passiamo ragazzi ora alle spell non creatura, partiamo con il 3x tutti e 3 di Tarkir di Perlustrare i Confini, bella carta che velocizza tantissimo quello che dobbiamo fare con questo mazzo. 4x di Comunione con gli Dei, 2 di Teros, 1 e 2 e 2 di
Eternal Master. Qui ho fatto 50-50, dai. Mono per della removal, più grosso del mazzo, però mi piaceva, è un instant. Costo 5 per polverizzare la carne, distrugge una creatura bersaglio, non può essere rigenerata. Ragazzi, finalmente è arrivata. Essenzialmente ho registrato questo video solo perché queste carte sono arrivate. Il 3 per di ferita debilitante, foil, la carta con la quale il venditore ci ha scammati la volta scorsa. Abbiamo poi un 3 per di brainstorm che per tanto tempo ho valutato se togliere o meno, comunque per ora li ho ancora lasciati dentro. Comunque uno di Eternal Masters che ho sbustato io all'epoca, credo è 2 per di M25. E ragazzi, mazzo molto molto semplice, il concetto di base è quello, quindi siamo già alle terre, qua iniziano i casini per me in editing, perché abbiamo il 4 per di terre selvaggi in evoluzione, di cui una di Zendikar e 3 di, cos'è, Promo League, comunque boh, le ho vinte a qualche FNM, credo. Terre base, ovviamente io sono stronzissimo e le metto tutte diverse, quindi ve le ciuccerete tutte. Isola promo dello Standard Showdown, isola foil di settima uguale a quella che gioco nel mio Commander, mono blu, full pimp, andatevi a vedere anche quel quanto costa il mio mazzo, visto che lì parliamo di un mazzo da 6k. Foreste! Let's go. Foresta foil di Kaladesh, foresta foil di Mirrodin, foresta di Spirale Temporale, foresta di M19, foresta di M15, foresta di Ixalan, e devo dire che quest'art me gusta assai. Foresta di Avacynna, paludi, palude di War of the Spark. Allora ci sono delle terre uguali, due paludi dello Standard Showdown, altre due paludi uguali, non ci voglio credere, altre due paludi dello Standard Showdown con un'altra art, quindi di un'altra edizione, di un altro periodo, palude promo del Ravnica Weekend, e andiamo a concludere il mazzo con le terre doppie, le nostre dual lands super costose. Dismil Blackwater di Ikoria, Thornwood Falls di Ikoria e Conca nella giungla di M20. Molto bene ragazzi, mi sto ancora chiedendo perché sto facendo questo video. Comunque possiamo passare in tutta violenza alla sideboard. Abbiamo questo maledettissimo 4 per di Dures, naturalmente tutte diverse. Dures di M14, Dures di Eternal Masters, Dures di Iconic Masters, e chiudiamo con Dures di M20. Mono removal aggiuntiva che toglie roba grossa, come possono essere gli Eldrazi o roba brutta di Trono. Sto parlando di Tragic Sleep di Eternal Masters. Abbiamo poi il 2 per di Negate, questi sono entrambi di M14, però sono uno in italiano e uno in inglese, quindi per fortuna la cosa è semplice. Abbiamo un mono per di Infrangere le Speranze, una carta che a me personalmente piace, non è tutta sta forza, non è tutta sta perfezione, però me gusta. Pulse of Murasa di Ultimate Masters foil. 3 per di Nature's Claim, che io credevo fossero tutti uguali, e invece no, perché ne ho due di Eternal Masters e uno di Iconic Masters. E andiamo a chiudere con le ultime tre carte che non sono foil, perché purtroppo non esistono versione foil di questa carta, e non sono stato lì a prendere giappo, strane lingue ostrogote bislamiche. Pestilence in italiano peste, ne abbiamo una di quarta edizione, questa dovrebbe essere Foreign Black Borders, è un po' messa male però c'è sempre il suo fascino, mentre questa io Big YouTuber Magic e so di che edizione è, solo che non ve lo dico, ve lo dico dopo in post produzione. Sì ragazzi, questa è cartigenica. Signore e signori miei belli, prima di andare a parlare del prezzo, del grandissimo prezzo di questo mazzo, andiamo a dare un senso a questo video. Perché farsi un pauper full foil, full pimp? Perché ragazzi, vedete, spesso e volentieri non è il quanto si spende per avere una cosa, ma il quanto ci si tiene. Per quanto mi riguarda è sempre bello distinguersi dalla massa, sia nelle cose importanti che nelle cose un pochettino più piccole. E quale modo migliore in Magic che non crearsi un mazzo che in realtà costa pochissimo, che è semplicissimo, ma renderlo proprio, dedicargli un po' di affetto in più. Possiamo andare a dire ragazzi che spendendo quel toc in più siamo andati a regalare un tocco di classe a un qualcosa che probabilmente, se avessimo trattato con più leggerezza, con meno importanza, ne avrebbe avuta quasi zero. E perché dare a questo mazzo zero possibilità? Dedicate sempre passione alle cose che fate, dalla cosa più piccola alla cosa più grande.
vedrete che ne varrà la pena. E poi paroloni a parte, tutti i vostri amici diranno: guarda, quel deficiente ha buttato dei soldi per farsi un pauper foil. E neanche in meta. Fantastico. Molto bene ragazzi, siamo pronti? Tenetevi, perché probabilmente io mi metterò a piangere andando a considerare che sono andato in bancarotta per costruire questo mazzo, perché il suo prezzo è questo! Agghiacciante. Molto bene ragazzi, come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Nel caso fatecelo sapere qui sotto con un bel like, che ricordo è molto molto importante per noi, e soprattutto se volete partecipare a questo giochino per creare questa nuova serie dei pauper più costosi della storia di Magic. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook per tutte le novità del canale, e vi ringraziamo davvero di cuore per tutte le eventuali donazioni che sono molto importanti per noi per supportare il canale. Ciao a tutti da Omega. Aspetta, mi sono appena reso conto, ragazzi, che Peste e Assistente del Necromante hanno tipo lo stesso tizio sull'art. Non so se si vede, ma hanno lo stesso tizio, ragazzi. Impressionante. Ciao a tutti da Omega, grazie e alla prossima.